Maglie sempre più strette nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti in città, due operazioni a poche ore l'una dall'altra da parte di polizia e carabinieri che hanno portato all'arresto di tre pusher stranieri. Il primo intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri dai militari del nucleo operativo radiomobile di Cremona, che hanno preso un 27enne del Gambia tra via del Foppone e via Sant'Antonio del Fuoco, nei pressi della scuola Media Campi, zona in cui solo 24 ore prima era stato fermato un altro straniero, accusato del medesimo reato, spaccio in flagranza di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno sequestrato 6 grammi di hashish e deferito come assuntore un ventenne cremonese. Lo straniero, un migrante proveniente da Muro Lucano, in provincia di Potenza, è stato invece condotto in caserma per accertamenti e l'arresto. In serata, le volanti della polizia hanno invece arrestato per spaccio due romeni. L'operazione è avvenuta in via Brescia, dove i giovani, sentendosi scoperti, hanno cercato di disfarsi della droga, un sacchetto contenente 15 infiorescenze di marijuana. Uno dei due ragazzi, entrambi ventenni, è il giovane accusato ieri del furto sull'auto in corso Matteotti.